Wow! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi vi andrò a fare una buonissima ciambella, semplicissima, spettacolare ma gustosa. Guardate questo video e non ve ne pentirete. Partiamo subito con la nostra ricetta. Allora, o in planetaria o con delle fruste elettriche, inseriamo 4 uova intere più 160 g di zucchero semolato e andiamo a montare il tutto. Belle spumose spumose devono essere le nostre uova, eh? Mi raccomando. Adesso inseriamo 130 g di olio di semi. Piano piano, eh? Sempre con le fruste in movimento andiamo a inserire un cucchiaino di estratto alla vaniglia. Adesso andiamo a inserire 15 g di cacao amaro. Adesso andiamo ad aggiungere 230 g di latte parzialmente scremato, sempre piano piano. Adesso aggiungiamo 320 g di farina 00. Per finire aggiungiamo una bustina di lievito vanigliato. Ebbene ragazzi, una volta che abbiamo imburrato e infarinato la nostra teglia da ciambella, andiamo a inserire il nostro composto. Ebbene, una volta che abbiamo inserito il nostro composto in teglia, io che ho fatto, ragazzi, per far diventare questa ciambella bella succulente, meravigliosa, da leccarsi i baffi, ho congelato dei cubetti sia di cioccolato bianco che di cioccolato fondente. Poi i granelli che sono rimasti quando li siamo andati a tagliare i nostri cubetti, li inseriamo sopra e diventa uno spettacolo questa ciambella. Quindi cominciamo a inserire questi cubetti di cioccolato bianco congelati da una parte e l'altra. Nello stesso tempo cambiamo, mettiamo un po' di cioccolato fondente, facciamo uno e uno, eh? Dove volete li mettete comunque. Una volta distribuite le nostre cioccolate congelate, adesso, come vi ho detto prima, i granelli li andiamo a inserire sopra, dove vogliamo ovviamente, eh? E poi siamo pronti per infornare tutto questo ben di Dio. Bene, siamo pronti ad infornare a 180 gradi, forno statico, per 45-50 minuti. Mi raccomando, fate sempre la prova a secchino prima di uscirla. Ebbene, abbiamo sfornato la nostra ciambella, adesso vediamo internamente come si presenta. Se vogliamo possiamo mettere lo zucchero a velo, però dato che abbiamo messo il cioccolato dentro mi sembrerebbe un po' dolce. Allora, andiamo là, raga. Cioccolato bianco e cioccolato fondente da una parte e l'altra. Guardate un po' che bontà. Beh, detto questo, mi raccomando, raga, fatela questa a colazione, a merenda, è proprio ottima. Per uno spuntino, un languorino allo stomaco, per tante occasioni. Mi raccomando, raga, alla prossima e ci vediamo. Ciao a tutti!